Il Touring Club svizzero ha testato per la prima volta nel test questa dimensione di pneumatici invernali per auto compatte del segmento medio-inferiore. La dimensione è molto utilizzata e si adatta a veicoli come VW Golf, Audi A3 e Peugeot 308. Quest'anno abbiamo introdotto il nuovo criterio di valutazione della sostenibilità, che comprende l'analisi di 12 aspetti riguardanti l'ambiente. La buona notizia è che l'analisi dei 16 pneumatici non ha rilevato la presenza di sostanze nocive IPA. Grazie alle informazioni sul nostro sito web potrete identificare voi stessi il vostro pneumatico in base alle vostre esigenze e al profilo di guida. Consiglio importante: scegliete un pneumatico invernale che abbia ottenuto almeno consigliato come valutazione nel test TCS. Il Michelin è particolarmente adatto a chi percorre molti chilometri. Oltre all'elevato chilometraggio e all'usura più bassa ottenuti sul banco di prova, questo pneumatico ottiene anche il miglior punteggio nel bilancio ambientale. Per chi fa pochi chilometri e guida raramente sulla neve, il GT o lo Yokohama sono una valida opzione. Per chi guida sulla neve, ottenendo il massimo dei voti in termini di sicurezza, il Continental è particolarmente adatto ad alte quote con molta neve. Gli automobilisti attenti all'ambiente devono in particolare osservare il criterio di valutazione bilancio ambientale. In questo ambito hanno ottenuto il massimo dei voti il Michelin e il Dunlop. Per chi cerca un pneumatico che abbia un prezzo interessante, caratteristiche di sicurezza sulla neve e il più basso consumo di carburante rilevato sul banco di prova, posso consigliare il Sava. Purtroppo però il Sava è anche il più rumoroso di tutti i pneumatici testati. Vediamo ora nel dettaglio come si comportano questi pneumatici nei test. Nel test di frenata su fondo asciutto a una velocità di 100 km orari, il Kumho supera il Sava di 4 metri, con uno spazio di frenata di 42 metri. La velocità d'impatto è di quasi 30 km orari. Nel punto in cui l'Hankook si ferma, la vettura di prova con lo pneumatico Cormoran ha al momento dell'impatto ancora una velocità di 36 km orari. Il Continental è il miglior pneumatico in fase di aquaplaning, perdendo aderenza a una velocità di 81 km orari. Lo pneumatico Cormoran invece perde aderenza già a 67 km orari. Come dimostrano i test, i pneumatici possono andare in aquaplaning già a 70 km orari, in condizioni di pioggia battente è quindi consigliabile togliere il piede dall'acceleratore. Inoltre, un buon comportamento in aquaplaning è molto importante anche sulla neve. Con il Kumho, il migliore in questo criterio, si percorrono circa 64.000 km, sono 28.000 km in più rispetto al Bridgestone. Con uno spazio di frenata di soli 26 metri, il Cormoran si è comportato meglio dell'Apollo nel test di frenata sulla neve. Quest'ultimo ha avuto bisogno di 29 metri per fermarsi. Una differenza di 3 metri può sembrare irrilevante, ma una velocità di impatto di 16 km orari può già comportare lesioni considerevoli per un pedone. I quattro vincitori del test degli pneumatici invernali di quest'anno e per questa dimensione sono il Continental, il Michelin, il Goodyear e il Dunlop. I primi tre sono più o meno sullo stesso livello, ma tutti ottengono buoni risultati nel criterio del bilancio ambientale. Il Dunlop è l'unico degli pneumatici molto consigliati a mostrare lievi carenze sul bagnato. Degli 11 pneumatici consigliati, il Friedenstein manca di poco l'obiettivo molto consigliato, per via delle lievi carenze su fondo asciutto e bagnato. Il Semperit presenta lievi carenze su fondo bagnato e l'Hankook lievi carenze su fondo asciutto. Altri tre pneumatici non ottengono per poco una valutazione positiva in fatto di sicurezza e bilancio ambientale. Tutti e tre ottengono un buon risultato nel bilancio ambientale, ma mostrano lievi carenze in termini di sicurezza. Il Cormoran Snow occupa l'ultimo posto nella classifica delle prestazioni. Nonostante le buone prestazioni sulla neve, non è consigliato per via delle scarse prestazioni complessive. Per saperne di più, consultate la nostra ricerca pneumatici su pneumatici.tcs.ch. Qui troverete in breve tempo il pneumatico più adatto a voi. Il TCS vi augura buon viaggio e occhio alla sicurezza!